Il mondo moderno, invece, dal canto suo, per Hegel, e vi è una spiccata polemica contro Kant soprattutto, parte da individui astratti. Pensa appunto l'individuo come monade isolata che deve essere moralmente, che può essere moralmente autonoma, cioè sciolta dai vincoli comunitari. In fondo il momento più alto a cui l'illuminismo può spingersi è quello del sistema dei bisogni, che è la forma più bassa della società civile, è quella appunto elogiata, magnificata da Adamo Smith nella Ricchezza delle Nazioni, quella forma appunto di socialità insocievole, come dirà Kant, in cui gli individui si relazionano fra loro non perché appartenenti a una comunità, ma perché ciascuno persegue il proprio egoismo acquisitivo. Il birraio ti dà la birra, il fornaio ti dà il pane, non per un'antropologia aristotelicamente buona, ma per il fatto che ciascuno di loro persegue il proprio egoismo e da ciò segue il benessere della società. Ecco, Hegel mette esattamente in discussione questo dogma oggi pienamente realizzato. Il sistema dei bisogni è il sistema dell'egoismo universale, è il sistema in cui ciascuno mira solo a se stesso e al proprio interesse e si produce la miseria generalizzata. Il fine egoistico, scrive Hegel nel paragrafo 183 dei Lineamenti di filosofia del diritto, condizionato in tal modo dall'universalità, fonda un sistema di dipendenza unilaterale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciascuno, perseguendo il proprio fine individuale, si viene a trovare in dipendenza unilaterale da tutti gli altri, il birraio che ha bisogno del pane e il panettiere che ha bisogno della birra. Si crea un sistema di relazioni basate però sulla insocievolezza, sull'egoismo. Rispetto a questo, appunto, l'Inghilterra mostra l'esempio più tragico, secondo Hegel. L'Inghilterra è quella realtà in cui domina il sistema dei bisogni, viene meno la forza di uno Stato in grado di garantire l'eticità e si produce ricchezza sproporzionata nelle mani di pochi e miseria endemica per tutti gli altri. Domina quella figura che Hegel chiama la plebe. Scrive Hegel, si concentrano in poche mani ricchezze sproporzionate. In queste opposizioni e nel loro complicato intreccio, la società civile offre lo spettacolo della dissolutezza, della miseria e della corruzione fisica ed etica comune a entrambi i lati. Si producono cioè nel sistema dei bisogni abbandonato a se stesso quelle che il giovane Hegel chiamava le tragedie nell'etico. Tragedie nell'etico, appunto comunità che si dissolvono grazie alla spinta centrifuga dell'individualismo egoistico e rapace, in cui viene meno ogni dimensione comunitaria, di relazione autentica con l'altro.